dopo un bel viaggetto in macchina avrei visto tutto il percorso, un po' una strada un po' difficoltosa per arrivare qui, ma alla fine in piena sicurezza siamo riusciti a essere qui per condividere con te questa giornata, questo video. Adesso vedrai il mio faccione. Qui siamo a Coffete, sud più estremo dell'isola. Eccoci qua, un luogo incantevole, una spiaggia chilometrica dove andremo a visitare insieme al gruppo Talent Lab Adventure a gennaio, dal 4 all'11. Qui siamo a Coffete, al sud più estremo dell'isola, e tante persone mi dicono: ma cosa si fa al Talent Lab Adventure? Che cosa si porterà a casa? Qual è l'esperienza? Ovviamente l'esperienza intanto è vivere un tour specifico dove si andrà a toccare i posti più belli dell'isola, ma ogni singolo posto è legato a un'energia specifica, così come i quattro elementi della natura. E tante persone mi dicono: ma che cosa si fa al Talent Lab? Intanto il Talent Lab Adventure, lo dice la parola, metti in moto i tuoi talenti attraverso delle azioni specifiche. Qui non c'è un manuale scritto, non c'è un protocollo specifico da seguire, ma ci sono delle dinamiche comportamentali da mettere subito in azione. Quindi non c'è teoria, ma c'è pratica. Quindi si fa un lavoro molto potente a livello fisico, a livello mentale, ma anche a livello spirituale, introspettivo. L'aula è bellissima, io amo l'aula, come ben sai mi piace tantissimo fare i corsi dal vivo, e qui l'aula è l'ambiente, qui l'aula è il territorio, qui il nostro tetto è il cielo, sono le stelle, sono le nuvole, insomma è un lavoro veramente veramente speciale. Si andrà a rimuovere tutto quello che è legato al nostro passato, si andranno a ricucire alcune ferite che sono causate dalle nostre esperienze, dalla nostra anima, per andare a elevarci. Elevarci in che modo? A livello spirituale, e per trovare nuovi comportamenti che possono essere utilizzati quotidianamente nella nostra vita, e per far sì che ogni giorno possa essere legato a una pianificazione, quella pianificazione collegata alle tue emozioni, perché più delle volte la pianificazione che mettiamo in azione è legata solo ai nostri pensieri, ai nostri schemi mentali. Invece dal momento in cui inizi a vivere delle emozioni legate al tuo cuore, alla tua anima, al tuo spirito, e allora lì gli obiettivi, i tuoi desideri, i tuoi sogni inizieranno a essere ancora più forti, ancora più potenti, che è quello che andremo a fare qui all'inizio dell'anno per pianificare tutto il progetto del 2022. Ci vediamo nel prossimo video e nelle prossime location. Ciao!